Bomba da poca pichita va bene. Si tu la parla miezza americano. Quando si fa la mola sotto la luna. Come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. Dagli studi, o meglio oggi dalla redazione. A proposito di TV, voglio proporvi un interessante zapping multicanale dei canali toscani sul digitale terrestre dopo una rapida occhiata ai canali satellitari principali prima dello switch off previsto nella nostra regione per novembre del 2011. Io parlo di Firenze e della Toscana, ovviamente. Adesso andremo a esaminare dapprima alcuni canali satellitari tra i meno noti, che comunque sono molto interessanti, e in seguito i canali sul digitale terrestre presenti prima dello switch off. Questo quindi è uno speciale dedicato allo zapping multicanale prima del passaggio al digitale terrestre in terra toscana. Il passaggio avverrà appunto, come ho detto, a novembre. Ci sarà quindi una seconda parte di questo speciale dopo lo switch off, ovvero subito dopo novembre, in dicembre, magari facciamo ad anno nuovo, in modo che i canali si possano agglomerare e sintonizzare bene in tutta la Toscana. Poi sappiamo che dopo ogni passaggio di regione al digitale terrestre l'ampliamento di canali è molto vasto nelle settimane successive. Passiamo quindi subito all'esame di alcuni canali satellitari e poi seguiamo i canali del digitale terrestre, vi ricordo ancora, prima dello switch off previsto per novembre. Bene, eccoci arrivati alla rapida revisione dei canali sintonizzabili sul satellite Hotbird 1.6. Cominciamo subito col dire che in Italia esistono tre tipologie di trasmissione satellitare principale, diciamo così. Intanto vediamo Rai 1, che viene trasmesso con il sistema FTA in modo criptato, perché come potete vedere dalle informazioni adesso viene proiettato un film con Brad Pitt, quindi indicativamente si tende a criptare. Arriveremo in seguito a questo aspetto della trasmissione satellitare libera. Vediamo Rai 2. Rai 3, i canali generalisti, diciamo così, della Rai. Rete 4, che tutti conosciamo. Canale 5, Italia 1. Iris, ecco, adesso vediamo un altro canale criptato con un altro film, King Kong, come potete vedere dalle informazioni. Rai Movie. Iris e Rai Movie sono due canali che esamineremo in seguito, diciamo così, anche sul digitale terrestre. Qua vengono trasmessi per la maggior parte del tempo sempre in modo criptato. Poker Italia 24, un interessante canale dedicato agli appassionati del poker sportivo, principalmente del Texas Hold'em, con una serie di varianti, interviste, approfondimenti, giochi da tavolo, betting e quant'altro. Torniamo sul discorso della proiezione satellitare in Italia. Il primo grande distributore dell'immagine a pagamento italiano è Murdoch con il sistema Sky. Sky ha infatti acquisito i satelliti Eurobird utilizzandoli, diciamo così, a suo completo favore. E questo è uno dei principali metodi di trasmissione per cui si tendono a montare satellite e parabole nei nostri palazzi per usufruire del pacchetto Sky Sport, del pacchetto Sky Mondo, Sky Cinema e quant'altro. E questo è il sistema a pagamento, diciamo così, il primo grande usufrutto dei più per il satellite. Passiamo poi al metodo di ricezione satellitare FTA, che è quello free to air in inglese. Ovvero di libero usufrutto la connessione di un semplice decoder al sistema di ricezione satellitare che è la nostra parabola.
con questo sistema possiamo usufruire di svariati canali in maniera del tutto gratuita senza dover fornire un pagamento a Sky o ad altri sistemi di trasmissione satellitare. Ce ne sono moltissimi altri, vediamo più avanti. C'è la piattaforma Conto TV, poi ci sono insomma diverse altre piattaforme di canali per adulti e quant'altro, quindi non c'è soltanto Sky nel panorama di trasmissione satellitare italiana. Bene, questo ancora PokerStar, un canale che c'è anche sul digitale terrestre, ne riparleremo successivamente. Qua invece Rai Scuola. Rai Scuola è un canale sempre presente sul digitale terrestre nelle regioni con il sistema All Digital, quindi che hanno già effettuato lo switch off alla trasmissione digitale, canale molto interessante dedicato al mondo della scuola, con approfondimenti, riprese di lezioni dal vivo, approfondimenti nei vari licei, nelle università, principalmente nelle scuole fino al liceo. Per università vedremo poi un canale in seguito. Rai Sport 1, canale molto interessante che trasmette quasi 24 ore al giorno eventi sportivi di tutti i generi, dal motocross ai motori come vediamo in questo momento, fino a tutti i tipi di generi di sport praticato, la pallavolo, la pallacanestro e sport minori come il biliardo o il rugby, moltissimi altri sport, magari non eventi major come ad esempio nel tennis Wimbledon o Roland Garros e quant'altro, perché sono tutti invece elementi di TV satellitare a pagamento, così come anche le partite di calcio che qua su Rai Sport 1 e Rai Sport 2 possiamo vedere magari in evento minore, quindi la Serie C, la Serie C2, poi l'Under 21 e quant'altro, per, diciamo così, affiancare quella che è invece la trasmissione più richiesta, che poi sarebbe il contenuti di Sky Sport HD e quant'altro sul calcio, sulla Serie A. Però comunque sia, per tutti gli appassionati sportivi è veramente consigliato anche sul digitale terrestre Sky Sport 1 e Sky Sport 2 la sintonizzazione. In questo caso non sto a indicarvi la polarizzazione, la sintonizzazione, l'orientamento satellitare dei vari canali, vi basti sapere che stiamo navigando sui canali sintonizzati in automatico free to air di Hotbird. Qui vediamo RaiMed, uno strano canale satellitare del palinsesto Rai, che trasmette principalmente trasmissioni in italiano dedicate alla medicina, quindi approfondimenti dal campo della medicina, al campo medico, ma con saltuari interventi anche in arabo. Come vedete anche sul lato destro si vedono delle iscrizioni in arabo, l'orario 13-12. Rai 4 è un altro interessante canale che poi andremo ad analizzare nella parte dedicata al DTT dopo lo switch off, è un altro canale che trasmette quasi per l'intera fascia oraria del palinsesto trasmissioni di film e soprattutto serie TV americane e non. Qui viene, così come Rai Extra, trasmesso sul satellite in maniera criptata. Per quanto riguarda i canali criptati, il satellite funziona su un bacino di utenza molto più grande di quello che è la sola Italia, di conseguenza questi canali, come vediamo adesso Rai Storia, vengono trasmessi in maniera molto più vasta del nostro continente, di conseguenza il nostro continente che ha la proprietà del canale non ha il diritto di poter trasmettere le trasmissioni anche negli altri paesi come il Nord Africa, l'Est Europa o fuori dalla comunità europea in genere. Rai Storia, un canale molto molto interessante, presente anche sul digitale terrestre, consiglio la sintonizzazione, è un canale dedicato alla storia d'Italia e alla storia del mondo in generale, e ci sono approfondimenti molto molto curati, dedicati appunto al nostro passato, con documentari, speciali, serali come questo programma Dixit e molto altro. Insomma, io lo consiglio perché è veramente un ottimo canale per gli appassionati di documentaristica, di storia e di immaginare collettivo italiano, insomma. Rai Nettuno Sat, un canale molto particolare, adesso trasmette un cartello di scritta con
la programmazione futura. Spesso diciamo che questo canale trasmette speciali dall'università, dal mondo dell'università, quindi speciali di rettori, di professori del Politecnico di Torino in questo caso. Abbiamo anche un cartello in lingua araba, perché questo canale viene trasmesso free to air anche nel Nord Africa. Comunque consiglio la sintonizzazione anche di questo canale per chi ama, diciamo così, il mondo universitario. DJ TV, canale molto famoso anche sul digitale terrestre, da poco passato totalmente in digitale nelle zone all digital, e ancora ricevibile in analogico nella nostra Toscana. Canale dedicato totalmente alla, quasi alla musica, con anche approfondimenti di altro genere, ma principalmente affianca il palinsesto di Radio DJ. Super Tennis, canale, come dice il nome, dedicato allo sport del tennis, quindi approfondimenti di ogni tipo, spesso eventi live. Rebel TV, qui arriviamo al primo canale estero, un canale di trasmissione russo, che però ha un palinsesto musicale molto molto interessante per gli appassionati di musica rock, come nel mio caso. Consiglio di sintonizzarlo. Fashion One, il primo canale dedicato alla moda, al mondo della moda. Qui vediamo il principe Carlo nel matrimonio di suo figlio, cosa che non è principale di questo canale, però tutto quello che riguarda la moda, quindi oltre alle passerelle, ai backstage e quant'altro, viene in modo molto completo proposto su questo canale. Consiglio di sintonizzarlo per tutti, diciamo così, gli amanti della moda in generale. C'è anche contenuto di gossip. Questo è il secondo canale dedicato alla moda in lingua inglese, World Fashion, come vediamo dal logo in alto a destra, ancora più incentrato all'attività tecnica della moda, quindi alle sfilate, ai backstage, interviste agli stilisti alle personalità, diciamo così, importanti del mondo della moda, più o meno importanti. Approfondimenti, talvolta documentari legati al mondo della moda. Consiglio di sintonizzare anche questo canale. TV Moda, canale molto più leggero, molto più semplice, di proprietà di Gio Squillo, che vediamo quasi sempre onnipresente in questo canale, con interviste e approfondimenti sulle passerelle, sui backstage, quindi un canale dedicato alla moda anche in questo caso, ma in maniera molto più semplice, diciamo così, e più scorrevole, più leggera degli altri due canali in lingua inglese che abbiamo visto in precedenza. Rai News, interessantissimo canale del palinsesto Rai, presente anche sul digitale terrestre, che trasmette 24 ore su 24 notizie, news dalla politica estera, politica italiana, cronaca nera e quant'altro. Consiglio di guardarlo e di sintonizzarlo se siete alla ricerca di un canale che fornisca, diciamo così, informazioni ed eventi in diretta. Altro canale dedicato alle news, in questo caso in una news sportiva, Euronews, è un canale di approfondimento europeo che consiglio di sintonizzare sempre per chi è interessato agli approfondimenti giornalieri e ai reportage e quant'altro. BBC World News, canale del palinsesto BBC, è un canale che viene trasmesso in vari satelliti per il mondo, lo dice il nome stesso, World News. In questo caso anche notizie sportive, sul mondo del calcio femminile. Di conseguenza molti approfondimenti sportivi e non, di cronaca. Io consiglio di sintonizzare questo canale e di metterlo tra i primi della vostra lista. Al Jazeera Channel English, in questo caso. Al Jazeera trasmette una TV molto famosa degli Emirati Arabi. Trasmette in più linguaggi. Io consiglio di sintonizzare per primo ovviamente il linguaggio in inglese, una televisione che trasmette contenuti 24 ore su 24, principalmente di informazione, ma anche di reportage, interviste in diretta, come vediamo in questo caso, principalmente in lingua inglese, per permettere anche alle popolazioni extra
in lingua extra-araba di capire quelli che sono i contenuti. Viva l'Italia Channel, questo è uno dei primi canali a diffusione dapprima regionale e poi passato sul satellite con approfondimenti di qualità tecnica non superiore come nelle TV generaliste. Ci sono eventi sportivi, ci sono approfondimenti sul territorio e quant'altro. Consiglio di sintonizzarlo anche questo, diciamo così, è un fornisce una visione su quello che è il nostro territorio italiano in genere. Motori TV, in questo caso il pannello informativo fornisce un'informazione sbagliata, ma quello che dobbiamo fare caso noi è il logo in basso a destra. Dopo una certa ora vengono trasmesse promozioni sulla vendita di auto e moto dai vari concessionari. Io consiglio la visione di questo canale in orario diurno perché ci sono eventi sportivi legati ai motori, approfondimenti sui veicoli e quant'altro. Justice TV, canale molto molto interessante per tutti gli interessati, gli appassionati di diritto, di legge, quindi consigliato ad avvocati, a notai e quant'altro. Ovviamente questo è un canale che viene trasmesso free to air per adesso, ma presto verrà acquisito dalla piattaforma Conto TV e diventerà a pagamento. Canale Italia, come vedete anche dal titolo in scorrimento, visibile sulla piattaforma satellitare di Sky numero 9013, ma anche free to air sul satellite rigorosamente in chiaro come stiamo affrontando adesso. Canale nato con presupposti di trasmissione analogica regionale, poi approdato sul satellite, un canale molto frivolo a mio avviso, ma con approfondimenti di telegiornale e anche approfondimenti dal territorio durante le fasce orarie diurne. Consiglio in questo caso di sintonizzarlo ma di evitare la trasmissione serale. La 7 che vediamo adesso proiettato free to air ma in maniera criptata, di conseguenza viene posizionato molto avanti nella numerazione perché è un canale criptato quasi la totalità del giorno. Frisbee è un canale presente anche sul digitale terrestre, dedicato ai più piccoli, trasmette quasi 24 ore su 24 cartoni animati e contenuti, diciamo così, per un pubblico molto molto piccolo, comunque ragazzini fino ai 12-14 anni di età. Payam, altro canale arabo. Che però trasmette in lingua inglese, consiglio di sintonizzarlo perché è un canale molto interessante per chi capisce la lingua. Telemarket, inutile stare molto a parlarne, si tratta di un canale a diffusione anche analogica da noi in Toscana, ma ovviamente dedicato alla televendita. Telepace, questo è un canale dedicato al mondo ecclesiastico, con approfondimenti dal mondo della Chiesa, diciamo così. Consiglio la sintonizzazione a chi è un vero religioso, a chi è interessato a interviste, approfondimenti e quant'altro sul mondo ecclesiastico. Napoli Nova, qua vediamo un canale principalmente dedicato a numeri telefonici di linea erotica, di linea hot, quindi. Rai Yoyo, interessante canale per i bambini, trasmesso però in questo caso in maniera criptata su Hotbird 1, quindi. Senato Channel, eventi in diretta dal Senato della Repubblica, chiaramente è un canale che trasmette quasi completamente un cartello, quasi nella completa fascia oraria un cartello informativo, che trasmette però, come vediamo in questo caso, giovedì 30 giugno 2011 alle ore 9.30, sedute pubbliche parlamentari del Senato in diretta. TV 2000, altro canale a contenuti ecclesiastici di proprietà del Vaticano, anche se con approfondimenti, interviste, reportage dal territorio, con una visione non eccessivamente bigotta.
Quindi consiglio di sintonizzare questo canale che ha anche immagini di buona qualità, tutto sommato. Sul vostro teleschermo, anche se non siete necessariamente cattolici o veri e propri appassionati della religione, abbiamo un canale molto con contenuti molto vasti. Rai Test HD è un cartello che esiste anche sul digitale terrestre a schermo nero. Rai Gulp, altro canale dedicato ai ragazzi, consiglio la sintonizzazione a tutte le famiglie perché trasmette, oltre ai cartoni animati, in questo caso in 3D, anche programmi per ragazzi fino ai 14-16 anni, ma anche 18 anni, insomma. Quindi consiglio la sintonizzazione a tutte le famiglie. È presente anche sul digitale terrestre, che poi vedremo successivamente. Camera dei Deputati, altro canale con un cartello sulle prossime convocazioni quasi sempre in onda. Poi abbiamo anche la trasmissione dalla Camera dei Deputati, in questo caso sempre giovedì 30 giugno alle ore 10. Al Jazeera in lingua araba originale, un canale quasi esclusivamente dedicato agli Emirati Arabi, ai paesi confinanti. Consiglio di sintonizzarlo perché anche qui possiamo avere un tipo di immagine molto molto più incensurata di quanto magari può arrivare nei nostri schermi italiani. Odeon Sat, altro canale dedicato alla linea erotica. Canale tedesco, Herbert Fair, per chi conosce la lingua tedesca, un canale generalista tedesco molto interessante, ma sempre di TV generalista. E poi qui conclude la nostra trasmissione, il nostro elenco dei canali principali free to air, anche perché sennò veramente si avrebbe un elenco troppo lungo, ci siamo già dilungati abbastanza per quanto riguarda i principali canali satellitari su Hotbird. Vi rimando quindi allo zapping sulla TV del digitale terrestre prima dello switch off in Toscana. Grazie a tutti. Partiamo subito con l'analisi adesso dei canali del digitale terrestre ricevibili sui MUX toscani, in particolar modo nella zona di Firenze Centro, non prima però di concludere il discorso dei canali satellitari. Ci eravamo lasciati con i due sistemi di trasmissione principale nei canali satellitari, che sono Sky e appunto il sistema free-to-air presente in tutti i satelliti, i ricevitori decoder. C'è anche un terzo sistema che si chiama TVSat, che permette, come vediamo adesso, come in questo caso, cioè di vedere qualsiasi canale criptato, anche se vengono trasmessi film oppure telefilm contenuti a contenuto bloccato, per l'utenza italiana. È un sistema di decoder e televisione che con una speciale card permette di transcodificare tutti i canali originariamente codificati sul satellite, come appunto Iris, che vedremo più avanti, Rai Movie e quant'altro. Bene, tralasciando i canali Rai 1, 2 e 3 e Rai 4, che su Firenze insieme al canale Rai News 24 hanno dei seri problemi di emittenza perché emettono da un trasmettitore denominato Terra Rossa, che prende un bacino molto molto piccolo della città di Firenze, e quindi è impossibile o quasi selezionare i canali Rai. Vi faccio un esempio: questo è il canale di Rai 1 che è sintonizzato a schermo nero, perché appunto non c'è una qualità di segnale minima da poterlo sintonizzare. Quindi tralasciando i canali 4, 5, 6, ovvero Rete 4, Italia 1, canale 5 e la 7, andiamo sul canale, ovviamente anche questo conosciuto di MTV, canale musicale che possiamo benissimo tralasciare. Qui possiamo vedere una piccola parte di Sky TG24 dedicata al meteo, Sky Meteo 24 in questo caso, poiché Cielo è un canale free to air dedicato alla piattaforma Sky, quindi non è sintonizzabile più sul satellite se non appunto per chi ha un abbonamento Sky oppure per chi ha il digitale terrestre su canale digitale alla posizione credo 26, ma poi varia da regione a regione. Un canale molto interessante con diverse serie TV americane molto interessanti, talvolta anche diversi film in prima visione,
per lo più programmi di vario genere, di vario interesse, prodotti sullo stile americano o comunque sia direttamente dagli Stati Uniti e tradotti in italiano. Consiglio comunque di sintonizzarlo perché è un canale molto molto interessante. Quindi Iris, che abbiamo visto criptato nel sistema free-to-air, questo è un canale prevalentemente dedicato alla trasmissione di film, film in prima TV, ma anche film cult, film d'essai, film classici. Un canale prevalentemente dedicato al cinema. Ci sono anche delle serie TV come CSI, una delle più note, che viene trasmessa anche in prima visione da poco tempo a questa parte su questo canale proprio. Quindi un canale dedicato al cinema che viene sintonizzato sul digitale terrestre, e consiglio vivamente la memorizzazione. La 7D, altro canale del MUX TIMB, Telecom Italia MUX, è un canale che prevalentemente dà repliche di programmi di La 7, come in questo caso vediamo Victor Victoria, ma anche diversi altri programmi, programmi sempre sul format, sullo stile del format americano, talvolta dei telefilm, approfondimenti dedicati alla famiglia, e interessanti telegiornali, repliche dei telegiornali curati sulla serie da Enrico Mentana. Comunque consiglio la sintonizzazione anche di questo canale, molto moderno. Arriviamo alla 5, una emittente dedicata per lo più al pubblico femminile, a quanto viene detto dai dirigenti di rete, anche se a mio avviso ci sono diverse trasmissioni, diversi programmi che entrambi dei due sessi possono benissimo vedere. Non è una televisione esclusivamente dedicata al pubblico femminile, ma contenuti di vario genere, insomma, più che altro con film, con telefilm, con presenze di attrici principali femminili o storie legate alla femminilità, ma che benissimo si possono accompagnare anche alla visione per un pubblico maschile, senza problemi. Mediaset Extra, un canale di recente sintonizzazione, di recente distribuzione, sempre dal MUX Mediaset, è un canale che propone, come vediamo in questo caso, vecchie edizioni di programmazione televisiva Mediaset, in questo caso vediamo Colorado Caffè, un vecchio episodio, e anche film cult, film d'essai, proposte da Mediaset che hanno riscosso grandissimo successo nel passato, ma prevalentemente programmi, serie anche italiane, di diverso tempo fa, generalmente di molto tempo fa o di diverso tempo fa. Consiglio la sintonizzazione anche per i più nostalgici della materia. Coming Soon Television, che non abbiamo visto sul satellite poiché non più su Oddbird, ma prevalentemente sulla piattaforma Sky e sul digitale terrestre. Coming Soon TV, un'altra televisione dedicata prevalentemente al cinema, alle anteprime, agli speciali sul cinema, ai trailer, alle classifiche, insomma un canale che consiglio di sintonizzare a tutti gli appassionati di cinema, a tutti gli interessati alle nuove programmazioni, ai film in uscita e quant'altro. Canale molto interessante. Vediamo Rai Storia, che abbiamo intravisto nella programmazione satellitare, quindi non ci dilungheremo molto sulla sua lista di programmi. Arriviamo invece a Class News MSNBC, canale italiano dedicato da NBC, quindi vi è stata una fusione tra la rete Class News e MSNBC. Di conseguenza Class News MSNBC, un canale di contenuti molto vari, molto vasti, dai TG come vediamo in questo momento fino agli approfondimenti, anche curati molto bene, con qualità diciamo paragonabile alle TV generaliste, talvolta con serie TV e documentari, ma non è una TV diciamo dedicata ai film, all'intrattenimento in questo genere, più che altro è stata di approfondimenti, programmi sempre sullo stile americano, e documentari e quant'altro. Comunque ne consiglio la sintonizzazione. RTL 102.5, televisione come DJ TV dedicata alla musica, trasmette per quasi l'intera fascia giornaliera
video musicali, ma non solo. Trasmette anche speciali in diretta dalla radio. Trasmette, diciamo, contenuti musicali di vario genere, dalla musica del passato, come vediamo in questo caso, fino alle recenti hit. Rai Sport 1, Rai Sport 2 che abbiamo intravisto sul satellite, possiamo saltarli. Inter News di Digi Toscana, canale con lievi disturbi sul MUX di Toscana TV, che si presentano per lo più in orario serale, causa spegnimento di alcuni ripetitori o abbassamento di potenza. Un canale molto interessante, spesso in lingua inglese, dedicato ai luoghi più particolari di Firenze e della Toscana in generale. Più che altro è un emittente quasi a cartello, che trasmette documentari prevalentemente, anche se in modo molto statico, molto, come vediamo in questo esempio, molto rigido. Non ci sono interviste, non ci sono approfondimenti particolari dal vivo e quant'altro. Comunque consiglio la sintonizzazione anche per chi non fosse abituato, non conoscesse bene quelli che sono i vari aspetti della toscanicità. Poker Italia 24, che abbiamo intravisto sul satellite, che quindi possiamo saltare. TV 2000, stesso discorso. Televisione Vaticana, che abbiamo visto sul satellite. ME di Mediaset, canale prevalentemente dedicato alle televendite. Vediamo che in basso a destra il logo cambia in For You. Non c'è molto da dire di questo canale, se non appunto la sintonizzazione per chi è veramente interessato all'acquisto via telematica, via televisiva, dei vari prodotti, dall'elettronica al consumo in genere, come vediamo in questo caso le borse. Questo è un altro programma, su un altro canale. Si tratta di QVC, denominazione QVC, sempre sul MUX Mediaset, se non vado errando. Si tratta di un canale, anche questo, di televendite. Trasmette per le 24 ore giornaliere vendite dirette al pubblico, al consumatore, anche in questo caso. Canale 3 Toscana, interessante canale regionale, visibile anche sul satellite. Canale 3 Toscana è un canale che fornisce approfondimenti nella parte nord-ovest della Toscana, quindi sul litorale tirrenico. È un canale che ovviamente fornisce approfondimenti documentari e notiziari anche nel resto della Toscana, approfondimenti sportivi per gli sport minori. Consiglio la sintonizzazione anche di questo canale. Boeing, che abbiamo forse intravisto sul satellite, è un canale dedicato ai ragazzi e ai bambini. Tratta, come in questo caso vediamo, non solo cartoni animati, ma anche approfondimenti del mondo giovanile, interviste ai più piccoli e quant'altro. K2, che abbiamo intravisto anche questo forse sul satellite, se non vado errando, un altro canale dedicato ai più piccoli. È un canale che trasmette per le quasi 12 ore nella fascia giornaliera cartoni animati, e nelle fasce più serali anche programmi sempre riguardanti il mondo dei ragazzi, dei piccoli, programmi talvolta anche divertenti per i ragazzi un po' più grandi, come giochi sportivi e quant'altro. Un canale interessante per le famiglie, consiglio la sintonizzazione. Rai Gulp, altro canale che trasmette per la quasi totalità della sua programmazione programmi per i più piccoli, cartoni animati in 2D, animazione vintage, animazione moderna, speciali sui videogiochi e quant'altro, altro canale consigliato per le famiglie. Toscana TV, altro canale principe dell'emittenza del MUX Toscana TV, un canale molto con approfondimenti molto più particolari, più curati bene rispetto al Digi Toscana Internews, che è sullo stesso MUX, della stessa proprietà di rete. TVR Tele Italia, altro canale, come vedete in alto a destra, dell'emittente 7 Gold, un cambio di logo c'è stato di recente. È una programmazione molto dedicata molto alle casalinghe, alle televendite principalmente, quindi non starò molto a parlarne. Comunque canale dell'emittenza toscana legata più che altro a Firenze. Tele Tirreno Grosseto,
emittenza di Grosseto, appunto, che comunque si vede, si dovrebbe vedere in tutta la Toscana, in chiaro sul digitale terrestre. È un canale con approfondimenti telegiornali, meteo, notizie, approfondimenti dal territorio, approfondimenti sportivi sul territorio del Grossetano, della Maremma, dell'area ovest tirrenica della nostra regione. Canale molto interessante. Canale 6, altro canale regionale dedicato alla Toscana, più in particolare alla città di Firenze, alla città di Prato, alla città di Pistoia. Da live dai vari comuni, poi trasmette notiziari sempre molto che curano molto l'aspetto territoriale, l'aspetto regionale. Tele Toscana Nord, emittenza con leggeri problemi di trasmissione, ma più che altro per la bassa potenza del segnale. Vediamo anche il logo Video Firenze, trattasi infatti di una fusione tra l'emittente Video Firenze in analogico presente molti anni fa sul territorio fiorentino. Adesso Tele Toscana Nord ha acquisito questa vecchia televisione, questa vecchia emittente, pur mantenendone in alto a destra il logo. Anche qui approfondimenti sportivi, telegiornali regionali molto curati. Peccato per la qualità audio-video di trasmittenza proprio, che è molto bassa, pari all'analogico, però si tratta anche di immagini di vecchio, come possiamo vedere in questo caso, realizzate con vecchie strumentazioni analogiche, quindi comunque consiglio la sintonizzazione, sempre un canale regionale interessante. Italia 7, canale presente fino a poco tempo fa in analogico, adesso in digitale terrestre, e in analogico in entrambi i formati. Consiglio la sintonizzazione, un canale prevalentemente dedicato a Firenze dintorni, approfondimenti, film di vecchio tipo, telegiornali, canale regionale interessante, pur scaduto un po' con il tempo. Ci sono molte televendite adesso e non è il canale che era prima. TGT24, canale regionale sullo stile di Rai News 24, canale molto interessante, approfondimenti dalla Toscana 24 ore su 24, repliche dei vari telegiornali regionali di altri emittenti locali. Consiglio la sintonizzazione per chi vuole mantenersi sempre aggiornato. Rete 37, altra emittente locale che trasmette per la quasi totalità del giorno la replica di programmi di K2, come vediamo dal logo in alto a destra, ma anche altri programmi di proprietà di Rete 37, poi anche televendite e quant'altro. 8 Toscana, altro canale regionale con più che altro televendite, vendite fatte al pubblico, come veniamo in questo caso via telefono, anche non molto raccomandabili, quindi non è che consigli molto la sintonizzazione. Spesso ci sono in prima e seconda serata film anche anni 40, anni 50, film molto particolari di serie B e di serie C, molto anche difficili da reperire. Consiglio quindi la sintonizzazione di questa emittente per chi vuole seguire più che altro film difficili da reperire in bianco e nero di vecchia data, il genere vintage, diciamo così. 50 canale della stessa emittente di prima, o canale 50, un canale un pochino più libero da televendite come nei canali precedenti, quindi un canale un pochino più curato, trasmette speciali sportivi, telegiornali regionali di abbastanza curati, approfondimenti dal territorio, interviste, talvolta anche film, sempre sul genere passato, il genere vintage. E qua si conclude la nostra lista dei canali ricevibili in chiaro. Adesso vedete una rapida lista sulla sinistra degli altri canali sintonizzabili, alcuni si ripetono, non sto adesso a elencarli perché sennò la lista sarebbe veramente troppo lunga. Concludo qui lo screening dei canali di TT ricevibili dai MUX fiorentini, vi rimando al prossimo
al prossimo video e ai prossimi approfondimenti. Grazie a tutti, alla prossima.